Esiste. Ciao a tutti! Io sono Anita. E io Vitale. E oggi andremo a fare una nuova challenge. Prova a non rimanere impressionato. Challenge. Sono prontissimo. Attenzione, attenzione, perché questa challenge sarà più difficile del solito, perché le cose che vedremo sono... schifose! No, molto particolari. Ci sono due tipi di persone. I tipi di persone a cui questi video fanno impressione, appunto provano a rimanere impressionato, e i tipi di persone a cui questi video piacciono tantissimo e rimangono super soddisfatti. Quindi non appena avrete finito di vedere questo video, commentate che tipo di persona siete, quella che rimane impressionata o quella che rimane soddisfatta, e vedremo anche noi che tipo di persona siamo. Lasciate un bel like se volete vedere altre challenge del genere e prendete i popcorn, video tutto schermo, mettetevi comodi e iniziamo subito. Sì. Allora iniziamo con il primo video. In pratica sta perdendo pelle dai piedi e lo sta spellando. Ma non so perché è bello vedere che la toglie tutta. Allora, Vitale, abbiamo già capito che è uno che si impressiona troppo facilmente. Dai, li sta ripulendo. È strano che perde così tanta pelle dai piedi. Forse ha usato una di quelle famose maschere che fa spellare i piedi. Non mi piace. Tipo ma serpente. È brutto. Non c'è audio in questo video, il che è ancora più inquietante. Dai, non è male. È bello vedere che i piedi sotto sono super morbidi, no? Certo. Dai, devi guardare la challenge, devi guardare. Ma sono rimasto già impressionato. No, devi guardare tutto. Oh, chissà come fa a toglierlo dalle dita dei piedi. Riuscirà a toglierlo dalle dita dei piedi? Oh, che strano. Dai, guarda. Senti il rumore di come si strappa. Niente, Vitale sta barando. Ha chiuso gli occhi. Apri. Dall'inizio già che l'ho chiuso. Ho chiuso gli occhi da quando è cominciato. Mamma mia, che cagone. Guarda. Devi guardare, se no non... stai barando, dobbiamo fare questo challenge guardando tutto. comunque succede, quando vai al mare ti bruci, guarda! Succede. Quando vai al mare ti bruci, può capitare che la pelle spella. Mm. Ti è mai successo? Vi è mai successo? Nelle spalle, tipo, nella schiena. Mm. Guarda! Devi guardare! Vitale vuole barare oggi. Vediamo se alla fine di questo video Vitale si sentirà male. Oh, anche l'altro piede. Tu immaginati che è colla. Hai presente, non so se facevate lo stesso gioco voi da piccoli, di mettere la colla nelle mani, poi aspettare che si asciuga e tirarla? Sì. Immagino che colla. Certo. Dai, sembra, no? Mm-hmm. Guarda, ha dei piedi nuovi adesso. Non so perché sopra sono scuri. Guarda, qua sopra sono un po' neri. Dai, devi guardare, se non possiamo continuare la challenge. No. Guarda che pezzo. Ah, ha fatto proprio un rumore. Dai, è divertente. Quanto dura ancora? Ah, senti il rumore. Ma guarda che non fa male, pelle morta. Certo. Certo. Mi è successo anche a me di spellare. È successo a tutti. Oddio, che strano quando mette il dito sotto. Guarda. Beh. Ha infilato il dito dentro. Ha fatto così nella pelle. Oddio, hai visto? Guarda, cioè, tutta la pelle che ha tolto lì per terra. Guarda, beh, aspetta. Che schifo, ragazzi. Qua non riesco a toglierla, si è indurita troppo. Dai, però, uffa, non è giusto, devi guardarlo. Non si toglie da qua. Ah, ecco, ok. Ora è riuscita a pelarla.
È finito, sto video? Quanto dura ancora? No, sta quasi per finire il piede, devi guardare. No! Vabbè, questa è carta, tipo, che è? No, come è possibile che tutta quella pelle così spessa gli è uscita dal piede? That's it, right? You're gonna hurt yourself. No, it's... You gotta wait like 2 more days, 2 more fortnights, and then you'll be like fully shedded. Nah, I think it's fine. Dude, this is hard. I know, I can hear it. I think you can make a warachi out of it. No, ma com'è possibile? Dai, non è pelle. They were your scissors. Oh, so you can sell it. Ma magari questo non è pelle, magari è tipo... Colla? Colla? Cosa pensi che sia? Ok, vediamo un po', questa ha usato una maschera. Ma sono tutti i piedi? Ci sono maschere apposite. Maschere apposite per i piedi che in pratica... Per farti tornare la pelle super morbida dei piedi ti fanno questo peeling. Ma è una cosa positiva! Perché poi c'è una pelle morbida. Guarda! Guarda come mette le mani dentro! Ma io sto crazy. I did not think it was gonna work. I went and bought one off. Sta dicendo, non pensavo che funzionasse davvero. Dai, la proviamo anche noi questa maschera. No, no, no. E vediamo come. That's cool, you know. E poi tu mi togli la pelle dai piedi. No. Ha detto che costava solo $1 questa maschera. Ha detto che ora i piedi hanno la pelle di un bambino, praticamente. La pelle è super soffice e morbida come quella di un bambino. Guarda che bel pezzetto. Ci mette dai 5 ai 7 giorni a togliere tutta la pelle. Ma solo un pezzo, gli manca l'altro pezzo. Infatti doveva aspettare un po' di più. È strano perché cambia colore anche. Cioè, la pelle che sta togliendo è scura, invece quella sotto è più bianca, è più chiara. Non so se sia tipo pelle consumata del piede e poi torna nuova. Che funzioni, perché in tanti vendono questa maschera, quindi penso che sia così. Sicuramente è strano l'effetto. You should try it. And my feet weren't that bad. My feet have never cracked or anything like that. Dai, guarda! They were a little rough. So I was like, oh, I'll go ahead and give it a try. Ooh. Whoa. So that is skin coming off. Devi guardare, non puoi parare, guarda! My husband's just like, that is so gross. Ok, prossimo video. Wow! Qua è dalla mano. Questo non ti fa impressione? Ma questo è di colla? Non lo so, sì. Sembra così realistico. Questo è colla. Ha messo dei glitter sopra. Dice che è colla? Sì. Wow, ed esce così bene. Oh, è questo che non no. Ti fa impressione, no? No, questo ok, perché comunque è colla, non è pelle della mano. Però è bello da vedere, secondo te? No. Secondo me sì. Wow, è una figata. Come il fatto che si stacchi tutta assieme così. Ma secondo me non dovrebbe tirarla via così, dovrebbe pelarla in questo modo. Vabbè, ma è bello vedere come si tira tutta. Ok. Voi preferite quelli di pelle vera o quelli di colla? Di colla! Dai, questi sono ok. Sì, questi ok. Però sono belli, a me piace guardarli. Non lo so, è bello vedere che si libera di questa cosa, che lo strappa, non lo so. E fanno le mani più morbide anche queste? Non penso. No. Se è solo colla, non penso. Il fatto di avere i piedi più morbidi è perché togli la parte pelle. Di pelle ruvida. E questa ha disegnato dei pallini rossi come se si stesse liberando tipo del morbo, del morbillo sulle mani. Oppure brufoli, non lo so, fa più impressione così magari. No, ma magari le vendono già così? O dici che le aggiungono? No, l'ha fatta lei, non penso che vendano stampini di colla da mettere sulle mani per fare il peeling. Oh, non so perché, ma è venuta voglia di provarlo anche a me. Fatemi sapere se volete che lo provi anch'io. Questo non fa molta impressione. Sembra pelle vera.
Io quello che facevo da piccola era metterle tra le dita, tipo, e poi lo spellavo dal dito. Tu lo facevi? Sì. Allora, prossimo video. Wow. Oddio, quello lì è un punto nero. In pratica è una maschera. Oh! Era un bambolone. È una maschera contro i punti neri visto da vicino, ma sembra un clear slime, sembra gelatina. Perché è così mezzo trasparente? Wow. Oh, oddio. Mazza quanto è lungo. In pratica sta togliendo i punti neri dalla pelle. Cioè è bellissimo vedere che li toglie. Non lo so, dà un senso di liberazione dalle schifezze. Però allo stesso tempo fa un po' schifo. Wow. Non mi immaginavo che fossero così i punti neri. Ci sono anche quelli piccolini, vedi? Ah, quelli sono altri. Quindi, punti neri. Pensavo fossero tipo peli. Forse sì, forse viene a tirare su anche un cappelletto, però. Oddio. No! Questo è terribile. Oh, gigante. Questo è gigantissimo. Guarda quello dietro. Wow. I mostri proprio. Oddio. Ma questo è fatto col microscopio, tipo. Che cosa? Sì, se no non si vedrebbe così vicino. Eppure quando te li guardi, tipo i punti neri, quando te li togli, infatti, sono minuscoli. Wow. Cioè è tipo grasso. No, vabbè. Che cosa sono tutti questi peli? Da dove sono usciti tutti questi peli? Oh mio Dio, io sono scioccata. Cosa? Perché è così lunga? Wow, questa era lunghissima. Mi sta venendo voglia di fare il peel off face mask di tutta la mia faccia e togliere tutte queste. Ma come fanno? Li coltivano tipo per averli così grossi? No, ma penso che tutti noi in realtà ce li abbiamo così. Solo che non li abbiamo mai visti al microscopio. Ok. Aiuto. Oddio. Questa è bianca. Si vede meno forse. Wow. Ah, ma sono tipo dei pezzi di stoffa, ecco perché ci sono quei peli. Ah, della maschera. Sì. No, vabbè, non avrei mai pensato che i puntini sarebbero stati così schifosi da vedere da vicino. Sembrano alla fine brufoli giganti, sì, più che punti neri. Beh, nei pori della pelle c'è quella schifezza lì. Questo sì che tu riesci a guardarlo, questo invece è uno schifo. Lungo questo. Quindi ci siamo invertiti adesso. Oddio. Allora, prossimo video. Qua stanno provando la cera facciale, quindi la cera quella calda che metti sulla pelle, in genere sulle gambe si usa per togliere i peli. Poi fai un peeling, proprio uno strappo così, e toglie tutti i peli. Non so perché l'ho messa nel naso, forse aveva tanti peli nel naso, vediamo. Oddio. Non ho capito, è svenuto per un momento, non ha capito più niente. Forse per il dolore. Oddio, cioè, meno male è rapido, quindi sì, non è qualcosa che ti fa male per tanto tempo, però sembra terribile nell'orecchio. Oddio. Poverino. Ma perché dentro il naso, oddio? No, ma poi farà un male cane dentro il naso. Sì. Però almeno dura poco il dolore, penso. Si sta togliendo le mani, dico no! Au! Questo farà male, 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 male. Io non lo farei mai.
Ora deve togliere l'altro, non se lo farà togliere. Ah! Meno male non fanno vedere dopo tutti i pezzi, esatto, che c'era. Guarda, ah, questo è quello, questo di prima. È quello di prima. Io... Ma perché sulla barba, sulle guance? Tra l'altro io l'ho provata questa cera a caldo e fa malissimo. Sulle guance deve essere terribile. Oh, che dolore. Pure il naso che... Mi fa impressione che gli infilano la bacchetta nel naso. Sta dicendo non verrà più agli appuntamenti. Ah, nel naso. Almeno dopo rimani liscissimo, però ti taglio. Ah, che dolore! Ecco, Vitale è tornato in modalità non guardo più niente. Ragazza, vediamo. Secondo me è anche pericolosa questa cosa di anche metterlo nel naso. Me. Può farti male a qualche vena, no? Sì, anche secondo me potrebbe far male. Oddio, mi dispiace un sacco per lei. Ma io non sapevo che si facessero queste cose. Per togliere i peli nel naso. È meglio se lo fa qualcun altro, perché da solo non ci riesci. No, mi fa stare male. Mi sta facendo venire l'ansia. Non c'è riuscita. Oh no, è rimasto attaccato. Ok. Oddio! Cosa è successo? Le ha staccato un pezzo di narice. No, vabbè, io non ce la faccio. Ah, mi sembra anche a me di sentire il dolore. Non lo farei mai e poi mai. Ah! Ah! È terribile quando tirano così. Senza tirare un colpo solo. Sì, infatti credo sia anche peggio. Sì, ti fa ancora più male. Oddio. Questi tutti e due assieme. Dai, guarda. Aiuto. Allora ragazzi, questi erano i video. Fateci sapere se vi hanno impressionato o se siete rimasti soddisfatti. Per me il peeling della pelle e della colla mi ha soddisfatto, mi piaceva da vedere. Poi invece quella dei punti neri mi faceva un sacco schifo, e anche questo della cera. A te invece faceva schifo tutto. No, mi ha tutto tu questo impressionato tranne i punti neri. I punti neri erano quasi soddisfacenti invece. Era bello vedere come venivano via. Invece questo qui dei peli. Vedere come li tolgono i punti neri, sì, è bello. E non è bello vedere i punti neri da vicino. Fateci sapere se vi siete impressionati o se vi siete soddisfatti, quale vi ha fatto più schifo, quale vi ha soddisfatto di più. Lasciateci pure il timestamp nei commenti e consigliateci che altre challenge o che altri video, reazione, commentario fare nei commenti. E ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video, challenge, video divertenti. Cliccate su quella che preferite. E buona visione! Ciao!